Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Chi ha detto che gli straccetti di manzo si fanno solo con rucola e parmigiano? Oggi li prepareremo con gli spinacini freschi che iniziano a essere di stagione, funghi champignon e pomodorini. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono gli straccetti di manzo, naturalmente. Io ho delle fettine già pronte per essere cotte, per il peso complessivo di 250 grammi. Ci serviranno 250 g di funghi champignon che ho già tagliato a listarelle, 150 g di spinaci pronti per essere cotti, 20 pomodorini ciliegino che ho tagliato a metà, uno spicchio d'aglio, uno scanogno piccolo, olio, sale e pepe bianco se volete, altrimenti utilizzate anche il pepe nero. Mettiamoci subito i fornelli perché vi assicuro, in 10 minuti, un quarto d'ora, saremo già tutti a tavola. In quest'ampia padella abbiamo aggiunto un cucchiaio abbondante di olio extravergine d'oliva, mi raccomando, quello buono. È arrivata a temperatura, aggiungiamo l'aglio e lo scalogno. Lasciamoli dorare qualche secondo. E ora è arrivato il turno dei funghi. Mescolate spesso e insieme ai funghi a cuocere io aggiungo anche i pomodorini. Regoliamo subito di sale e pepe. Abbassiamo leggermente il fuoco e lasciamoli andare per una decina di minuti. Non di più. I nostri pomodorini, come potete vedere, hanno creato un sughetto fantastico. Ho rialzato il fuoco, ho tagliato del tutto in maniera grossolana i nostri straccetti di manzo. Andiamoli a mettere nella nostra padella. Mescoliamo e facciamoli insaporire bene. Lasciamoli cuocere per qualche minuto. Ora non ci resta che aggiungere l'ultimo ingrediente, gli spinaci. Adagiateli pure in padella, così. Coprite con il coperchio, abbassate leggermente il gas, medio basso va più che bene. Lasciateli appassire, regolate di sale e pepe alla fine e non vi resta altro che impiattare e correre a mangiarli caldi caldi. I nostri straccetti di manzo hanno cotto per una decina di minuti e sono pronti per essere gustati, caldi e saporitissimi. Io personalmente li ho aggiustati di sale a fine cottura, perché gli spinaci avevano dato una nota dolce per cui avevano bisogno ancora un pochettino di sale. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, se la rifate mi raccomando, c'è la galleria I Fatti da Voi che aspetta un sacco di vostre foto. Ci vediamo domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.